Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Cataldo Pinacchio che fa parte appunto dei quadri nazionali, giusto, dell'SLP Cisle. Perché è importante essere qui oggi a questa manifestazione organizzata appunto dall'SLP Cisle e da altre sigle sindacali? È importante essere qui oggi per protestare contro l'ulteriore privatizzazione di Poste Italiane che porterebbe inevitabilmente in futuro allo sfaldamento dell'azienda. Noi protestiamo perché le privatizzazioni fatte in precedenza non sempre hanno dato il risultato che era stato promesso. In più riteniamo che ci sono dei servizi e per i quali non bisogna pensare solo ed esclusivamente alla redditività. Faccio un esempio: se si pensa alla redditività per quanto riguarda un ospedale, non dovremmo curare nessuno; se si pensa alla redditività per quanto riguarda la sicurezza, non dovremmo avere le forze dell'ordine. Se si pensa alla redditività per quanto riguarda la scuola, è sicuramente un costo, dovremmo chiuderla. E ridurre tutto alla finanza, tutto ai soldi, secondo me è negativo, ma secondo tutti. Altrimenti bisognerebbe mettere in discussione il servizio universale di Poste. E questo è un aspetto importante, ecco, il carattere di socialità di Poste Italiane. Snaturare Poste Italiane significa non garantire più il diritto di cittadinanza. Chi abita in una grande città probabilmente avrà determinati diritti, chi abiterà in periferia non si vedrà in futuro garantiti questi diritti. Certo. La ringrazio per l'intervento e l'intervista e le auguro buona manifestazione. Grazie.